Einmal, das war am Ende Frühling 43, kam dieses Auto in Minsk-Ghetto und wir haben kein Glück, meine Mutter und ich, wir passieren in die Razzia. Der Wagen steht auf einem Platz und die deutsche Patrouillen gehen und sammeln diese Opfer. Wir haben in diesem kleinen Gaswagen war vielleicht schon 20 Leute, einige schon gebetet, geweint und andere schon etwas fluchten. Und von diesem, das war, der Auto steht, der Fahrer sitzt in der Kabine, ein Wacher steht neben der Tür und andere gehen durch die Ghetto und finden das nächste Opfer. Und ein direkt kennender Mann, ein braver Mann, hat entschieden, die Tür mit dem Fuß gestopft, der Wächter gefallen und alle Leute angefangen, springen aus von diesem Auto. Und was behalte ich bis heute? Wir laufen. Mit meiner Mutter hat mich diese Hand festgehalten. Wir laufen und laufen durch die Hofe, durch die nicht so viele geblieben, diese Buschen. Und wenn diese Schüsse und Schrei etwas aufgehört, wir finden eine Zuflucht in einem Stall, wo steht eine Matratze, ein Zelt, und wir verstecken unter der Matratze. Ich kenne das einmalige, was kann passieren, Leute von Gaswagen wurden gerettet. Comunque. Anfang 43 war das? Das am Ende Frühling. 43. Mai. In primavera del 43, io avevo già 5 anni, o stavo per compiere 5 anni, dice Felix. Ci siamo capitati mia madre e io in uno di questi camion. Eravamo un po' sfortunati, erano entrati con i camion l'ennesima volta nel ghetto. E siamo capitati nella retata che facevano nel piccolo rastrellamento. Di solito funzionava così, parcheggiavano il gaswagen, il camion in un posto, c'era una guardia armata e in un gruppetto di tedeschi giravano le strade intorno, prendevano la gente, li caricavano, chiudevano, rimaneva lì la guardia e loro tornavano di nuovo, cioè finché avevano ammassato abbastanza gente all'interno del camion e il camion è partito. Quando hanno preso noi, cioè hanno preso mia madre e me che eravamo lì, arrivano due tedeschi, ci prendono, ci caricano sul camion, lì dentro c'erano già 20 persone circa. Poi io mi ricordo che a un certo momento eravamo in 20 e c'era gente che pregava, c'era gente che urlava, qualcuno piangeva perché ormai si capiva cosa succedeva. E c'era l'autista seduto davanti che aspettava, dietro alla porta che è stata chiusa, che è stata chiusa c'era la guardia, una, e gli altri tedeschi erano partiti per portare lì altre vittime, per cercare altri ebrei da caricare con noi. In quel momento c'è stato un uomo molto bravo con noi lì, ha dato un calcio molto forte alla porta, è caduta la guardia e tutta la gente è scappata da quel camion. Io mi ricordo come corro con mia madre che mi tiene per mano, mi trascina dietro di sé, corriamo per le piccole strade, le viuzze del ghetto. Io sento spari perché si accorgono le altre guardie e cominciano a sparare su di noi, non so cosa sia successo, comunque noi siamo riusciti dopo un po' a nasconderci, cioè, cessavano a sparare, noi eravamo scappati, non so se qualcun altro è stato colpito o no, tanto in quel momento ci si pensa solo a se stessi. Ed io ero piccolo, siamo riusciti a nasconderci in una stalla dove mi ricordo in un angolo della stalla era appoggiato un materasso molto grande e ci siamo nascosti sotto quel, cioè dietro a quel materasso, a me sembrava come una tenda.